Molto bene, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci segue dopo, ciao. Pronti per partire una nuova puntata di allenamenti. Allora, quindi siamo alla terza di chi segue questa fascia, se no saremo già alla quinta questa settimana. Sapete che abbiamo 3 alle 7:30, parte bassa. Core e parte alta, e invece i due appuntamenti del martedì e del giovedì che sono alle 9:10. Il giovedì di solito è misto core e parte alta. Bene, potete comunque sempre tutti accedere a tutto, se volete, quindi ricordatevi che dato mentre iniziamo a scaldare, il martedì e il giovedì che ci vuole la telecamera accesa, quindi anche la possibilità di vedere dove fate l'allenamento, perché io possa darvi qualche consiglio sulla postura e sui vari esercizi che andiamo a fare. È un allenamento un pelo più lungo, anche perché mi soffermo a far vedere anche un po' le varie figure degli allenamenti, soprattutto quelle un po' più, diciamo, importanti, e che sono quelle di riferimento attorno al quale ruota poi l'allenamento. Ok, andiamo adesso a fare un mezzo squat e un'alzata laterale. Scendo, alzo sempre dallo stesso lato. Ricordo sempre di fare attenzione alle ginocchia. Andiamo dall'altra. Ok, sciolgo. Facciamo una piccola corsetta sul posto per chi non potesse correre o non se la sentisse, nessun problema, continua ad andare su e giù con i piedi, un pochino più. Aumentando la velocità, se no corsetta sul posto, ma proprio solo saltellini, non andate quasi una piometria. Esagerare sulle ginocchia. Molto bene, andiamo in calciata ai glutei. Passiamo alla parte del busto, andiamo a fare delle rotazioni. Potete tenere le braccia aperte, oppure le chiudiamo e giriamo. 2, 3, 4, 5 e andiamo di là. 1, 2, 3, 4, 5, ritorno e scendo di lato. 1, 2, 3, 4, 5, salgo di là. 2, 3, 4, 5, risalgo di nuovo su. 1, 2, 3, 4, 5 e dall'altra. 5, 4, 3, 2, 1, ritorno e scendo. 1, 2, 3, 4, 5, su dall'altra. 2, 3, 4, 5, bene, braccia avanti, 1, 2, 3, 4, 5, dall'altro, 1, 2, 3, 4, 5, spinta verso l'alto, 1, 2, 3, 4, 5. Braccia distese indietro, circoletti, 1, 2, 3, 4 e 5, in avanti, 1, 2, 3,
4 e 5, spingo in fuori, spingo avanti, spingo in fuori, spingo avanti. Tengo sempre alto il gomito, devo sentire che il braccio sta lavorando. Ok, ancora una volta. Su, rotazione opposta, rotazione anche del busto. Scendo, spingo su le spalle, scendo giù. Ok, facciamo solo un attimino ancora il collo. Su e giù. Scaldiamo anche il collo. Rotazione, rotazione ancora. Uno, due, ancora una volta. Se lo sentite ancora un po' rigido, fate ancora qualche movimento da un lato e dall'altro. Ok, bene ragazzi, allora allenamento braccio. Facciamo, come dicevo, queste 4 settimane saranno corpo libero, quindi andiamo a lavorare braccia, ma utilizzando anche il corpo. Di conseguenza, ma comunque come tutte le attività, si lavora anche col resto, quindi ci saranno l'addome che abbiamo imparato a utilizzarlo mercoledì e bisognerà comunque metterlo in funzione, quindi sempre ben contratto per aiutarci, soprattutto nelle posizioni che possono essere quelle di plank. Quadricipiti, insomma, il corpo aiuta, oltre a far da peso, aiuta anche nei movimenti. E ricordiamoci che non siamo solo la parte che alleniamo, ma tutto il resto, quindi essere sempre ben concentrati e sentire sempre tutto che lavora. Allora, mettiamoci all'opera, lavoreremo con 40 secondi. E quindi dovrei averlo già inserito, perfetto. 40 secondi di lavoro e 20 secondi di recupero. Abbiamo così il tempo di vedere anche le altre figure che vengono man mano. La prima sarà una camminata in plank. 10 secondi, cercate di arrivare in plank in maniera corretta. Quindi ci mettiamo di lato. E andiamo. Non suona, adesso vado a vedere come mai non suona. Allora, ci posizioniamo in plank e vengo su. Voi seguite me se non sentite suonare il timer. Ok, venite su e continua. Bene la posizione in plank e poi torniamo su. Cammino e vengo su. Siamo a 10 secondi, cammino e vengo su. Facciamo l'ultima. Ok, e vengo su. Molto bene. La prossima figura sarà quella del dips. Controllo solo, ormai non parte. Facciamo così almeno. Dovrebbe sentirsi. Sarà quella del dips. Ecco, adesso si sente. Perfetto. Ci mettiamo in posizione seduta. Bene le mani rivolte verso il sedere. Le mani un pochino più larghe delle spalle. Scendo con i gomiti. Quindi attenzione a non salire su. Non mi interessa che andate su con l'addome, ma sono i gomiti che stanno lavorando, ok? Ok, ancora 3 secondi e via, sciogliete bene le braccia in questi 20 secondi, poi faremo un plank in rotazione, quindi andiamo
In posizione plank andiamo a ruotare da un lato all'altro. Mettiamo fuori un plank a braccio disteso. Ok, bene, posizione e vado a ruotare da una parte e dall'altra. 40 secondi sono abbastanza importanti come lavoro, quindi se qualcuno ha ancora difficoltà, che siamo all'inizio, può sospendere per esempio adesso un attimo, poi risalire. Addome contratto. 10 secondi. 1. Sciolgo. Molto bene. Push up. Allora lo facciamo con appoggio a terra e andiamo a alzarci con le braccia fino alle ginocchia, ok? Quindi ci mettiamo un attimo giù, già in posizione. Bene le mani vicino al seno, vado su sulle ginocchia, scendo, appoggio, risalgo. Appoggiate e risalite. Bene la spinta delle braccia. E l'amore, no? Ciao amore, buona scuola. Spingo. Giù. Spingo. Scendo. Qui ci vuole proprio l'addome contratto, il sedere anche bello stretto. Tutto aiuta. Ok? 20 secondi, vi chiedo scusa che qui si è chiuso fuori. E arrivo subitissimo, recuperate. Ok. Dimenticanza degli occhiali. Ok, ci mettiamo su un lato, bene distesi, allunghiamo e spingiamo con questo braccio, scegliete quale, il corpo su, quindi sta lavorando in questo caso il braccio destro. Vado giù, peso morto, col braccio vengo su. Se avete un addome bello tonico, sarà anche più semplice perché contraete e ovviamente vi dà una mano a salire. Ok, non dovete farne tantissimi esageratamente, in questo momento stiamo riprendendo l'attività, quindi quello che riuscite a fare è tutto ottimo, ma non in velocità, ma quanto in qualità, quindi fate meglio che potete. Ok, spingiamo. Ci sarà ovviamente un lato in cui andate su meglio e un altro invece con un po' più di difficoltà. Ascoltatevi e una volta capito sapete che dobbiamo andare a rinforzare quel braccio lì. Ok, ultimo, molto bene, 20 secondi e ci posizioniamo pancia molla, andiamo a fare il Superman, ok? Quindi Superman con alzata braccia e gambe, quindi lavoriamo bene anche sui dorsali in questo caso, eh? Pronti? Vado su. Bene, su insieme. La testa giù bene, poi va su bene. Rilassate il collo. 10 secondi. Andiamo su. Andiamo su. Ok. Recuperiamo e torniamo a fare il nostro push up.
Ok, lo mettiamo un po' di volte in modo che cerchiamo di rinforzare questa figura che è una figura che poi per le braccia verrà molto utilizzata. Ok, quindi di nuovo giù, bene, e vengo su, di nuovo sulle ginocchia. Vado giù tranquilla, appoggio e risalgo. Appoggio e risalgo. Cercate di mettere le mani più vicine possibile al corpo in modo che i gomiti vanno indietro. 10 seconds. Contraiamo, vengo su. Tutte le difficoltà che riscontrate, segnatevele dopo l'allenamento, in modo che quando ci sentiamo, oppure subito dopo, me lo mandate, in modo che io so cosa potervi dare di consiglio per andare a migliorare alcune cose che non riuscite magari a fare, ok? Allora, adesso ci mettiamo in posizione di plank e andiamo sempre in questa posizione a chiudere le ginocchia e poi le allunghiamo. Chiudiamo le ginocchia senza toccare terra e allunghiamo. Se qualcuno ha difficoltà può anche appoggiare un attimo e poi risalire, ok? Altrimenti l'ideale è tutto senza toccare terra. 10 seconds. Ok, molto bene, ci giriamo dall'altra, andiamo di nuovo a lavorare su dips, un'altra figura importante per quanto riguarda il lavoro sui le nostre tendine, i tricipiti. Allora facciamo due dips e poi tocco gamba che vengo su a granchio. Adesso ve lo faccio vedere. Allora facciamo 1, 2, poi tocco ginocchio e tocco l'altro. Ritorno giù. 1, 2, 1 e 2. Bene l'addome contratto. 1, 2, vado su un braccio in appoggio, sull'altro in appoggio. 1, 2, tocco e tocco. 1, 2, su e su. 1, 2, ancora e ancora. 1, 2, su e su. E recupero. Adesso, figura un po' difficile, che è quella del comando, che voi conoscete già. In appoggio gomiti, veniamo su da un lato e su dall'altro. Ok? Potete fermarvi se ancora, vi dicevo, l'addome non è così bello tonico, quindi magari fate un po' più di difficoltà. Allora, da qui salgo. Prima destra, ridiscendo, salgo da sinistra. Scendo con calma, cerchiamo di farlo bene. Senza agitarmi troppo, scendo e salgo. Se è difficile salire, rimanete in posizione di plank e tenete contratto l'addome. Ok? Salgo e risalgo. Salgo e sospendo. Ok, recuperiamo. Stese bene le braccia, andiamo giù in appoggio delle di nuovo gambe e braccia, veniamo solo su in spinge, non più sulle ginocchia, eh? Bene le braccia, le mani vicino al seno, vado su 3, 2, 1 e scendo di nuovo 3, 2, 1 e scendo di nuovo 3. 2, 1, e scendo, 3, 2, 1, e scendo, 3, 2, 1, scendo, 3, 2, 1, scendo, ok, ancora, 2, 1, giù, vado, 1, giù, benissimo, bravissime. Ok, andiamo a fare adesso
il classico shoulder tap, tocco spalla, ok? Abbiamo qualche secondo ancora. Ci mettiamo in posizione, sempre bene, braccia distese, tocco spalla. Con calma, cercate di fare l'esercizio senza muovere troppo il bacino. Quindi il bacino, cercate di concentrarvi, sta fermo, mentre alzo un braccio e alzo l'altro. Ok, recuperiamo, molto bene. Torniamo giù a fare un Superman. Questa volta lo facciamo ruotando verso destra il busto e verso sinistra. Mi sposto un po' più in qua, così ho spazio. Ok, bene, giù. E andiamo a salire solo da una parte o solo dall'altra. Anche le gambe accompagnano. Halfway there. Ten seconds. Vuoto la testa. Ok, recupero. Molto bene, andiamo adesso a fare invece un bel push-up classico come prima, un finto push-up, insomma un principio di push-up, in appoggio sempre ginocchia, sempre andiamo ad appoggiare tutto giù e veniamo su sulle ginocchia, ok? Pronti? Vengo su, uno, cerchiamo di farlo bene. Provate a contrarre bene l'addome. Halfway there. Ten seconds. Okay. Bene, molto molto bene. Bravissima. Facciamo adesso un plank, che è un plank in movimento. Quindi appoggio sui gomiti, sull'avambraccio, scusate, e andiamo a spingere un pochino avanti e un pochino indietro. Lo facciamo ovviamente con l'aiuto della punta del piede. Quindi tanto il plank deve essere bello, nel senso che spalle e caviglie sono pressoché allineati. Le mani, aiutatevi, mettere bene distese, in appoggio palmo. E poi faccio andare su giù il corpo con l'aiuto dei piedi che si muovono e spingono, ok? Contraggo l'addome, contraggo i glutei, o meglio, stringo le chiappe. Ok, recupero, molto molto bene, andiamo di nuovo a lavorare sul tricipite, quindi di nuovo bene in posizione e andiamo su e giù con i gomiti, questa volta semplice, quindi su e giù. Bene, 10 secondi, teniamo, le braccia sono già un po' stanche. Rest.
Ok, allora adesso ci posizioniamo di nuovo in plank davanti, andiamo a fare tocco, tocco e poi tocco piede e tocco piede, ritorno davanti, tocco spalla, tocco piede, ok? Proviamo. Cioè, ci mettiamo in posizione, 1, 2, tocco, tocco, di nuovo, 1, 2, tocco, caviglia, tocco, 1, 2, vado giù, ancora, tocco, tocco, vado giù, ancora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, recuperiamo e andiamo a fare l'ultimo, sempre un push up, stretto ma in appoggio, sempre nella parte alta a terra, sempre sulle ginocchia, oggi lavoriamo così, siamo pronti, via. Bene, su, butto fuori, inspiro, inspiro, sentite la differenza quando stringete le chiappe e quando l'addome è bello contratto, viene su tutto insieme, tan, giù, tan, giù. 10 seconds. Molto bene. Ok. Recuperate. Bevete acqua. Allora, tanto che recuperiamo un pelino, beviamo acqua e ripassiamo anche un po' quelli che sono i contenuti utili di questa settimana rispetto all'integrazione, ma anche soprattutto all'idratazione. Idratarsi, mi raccomando, fin dal mattino, un bel bicchiere di acqua, intanto ci mettiamo in ginocchio, andiamo a distendere bene le braccia in avanti. Un bicchierone di acqua appena alzati, possibilmente, chi sta usando l'aloe, 3 tappini di aloe, disinfiammiamo, e andiamo ad aiutare il nostro corpo a una migliore idratazione e a mettere in movimento i vini intestinali. Poi, secondo punto, se fate attività fisica, abbiamo detto, andiamo su intanto, pingiamo indietro le spalle, abbiamo detto un eventuale bruciagrassi che contiene anche della caffeina, serve a tonificare per il muscolo e soprattutto per svegliare il sistema nervoso centrale, in questo caso, quindi maggiore energia, avanti e vado in. Fondamentale per l'attività fisica sono anche i sali minerali, però ne approfondiremo poi la prossima settimana, soprattutto se sudate parecchio. Poi sui sali minerali ci sono delle chicche veramente interessanti, sulla ritenzione idrica, sulla cellulite. Ok, andiamo ancora giù e allunghiamo bene. Schiena, allungo, allungo, allungo. Ancora un po'. Sentite che le spalle tirano parecchio. Vengo su e vado indietro, ancora. Ok, in giro così mi vedete. Andiamo a fare anche degli abbracci. Distendo indietro, braccio. Ok. Ancora. Molto bene. Andiamo a fare delle rotazioni di lato. 3, 2, 1 e ruotiamo bene il collo verso la spalla. 3, 2, 1.
ritorna, torna anche il collo. Andiamo di là. 3, 2, 1, spingo ancora il collo bene. 3, 2, 1, ok. Ci alziamo in piedi, piano, piano, piano. Andiamo a fare delle rotazioni delle braccia in avanti. Scegliamo. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ok, spingo bene le braccia verso il basso, sento proprio la tensione, le spalle che va giù, 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 spingo, 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 spingo. Butto fuori, spingo ancora, ok, lascio, sciolgo. Si vede che inverno sta arrivando, eh? Perché il mio gatto non vuole più scendere, sta lì sul divano la mattina. Di solito scende alle 6, vuole già scendere sotto. Niente. Brutto tempo oggi. Ok, allora andiamo a fisso che abbiamo usato anche molto il polso e la mano, eh? E quindi andiamo a lavorare anche un po' sulla mano. Tendiamo indietro. 5, 4, 3, 2, 1. Giù, spingiamo. 5, 4, 3, 2, 1, dall'altra. 5, 4, 3, 2, 1 e giù. 5, 4, 3, 2, 1 e ruotiamo. Scacchiamo, eh? E dall'altra. Olè, molto bene. Passiamo al collo. Giù, di lato e su, di lato e. Molto bene. Mezza rotazione. Benissimo ragazze, bravissime, se avete fatto tutto bravissime, mi dite solo se avete incontrato qualche difficoltà sul utilizzare il corpo libero per la parte alta e dove ci sono queste difficoltà, ok? Vi saluto intanto.